Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha divulgato un messaggio agli italiani, ha avvisato e ha parlato con gli italiani proprio perché ha ricevuto tantissime lettere scritte dagli italiani proprio in questi giorni. Così ha voluto fare un messaggio pubblico per rispondere un po' a tutti. È un periodo travagliato, dice Mattarella, ma insieme supereremo questo difficile momento. E questo è il messaggio contenuto in un avviso pubblicato sul sito del Quirinale, parole che il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato Mattarella, ha voluto rivolgere ai cittadini che gli hanno scritto in questi giorni, parlandogli appunto dell'emergenza in Italia. E il Presidente della Repubblica scrive: nell'impossibilità di rispondere personalmente a tutti coloro che a lui si rivolgono, li ringrazia molto ed esprime a ciascuno la sua personale vicinanza in questo periodo così travagliato della storia della nostra Repubblica. Si legge nell'avviso in cui si spiega, tra le altre cose, che Mattarella riceve ogni giorno numerosa corrispondenza, soprattutto via email, da parte dei singoli cittadini, di sindaci, di associazioni nelle quali si esprimono considerazioni, preoccupazioni, suggerimenti, proposte, rilievi, critici. Solo pochi giorni fa il Capo dello Stato si era rivolto alla nazione con un altro messaggio, che possiamo dargli questo titolo: L'Europa capisca la gravità della minaccia o sarà tardi. Ma intanto vediamo le ultime notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo sulla diffusione della malattia. In Italia, dall'inizio di tutto questo, sono 110.574 le persone che hanno contratto la malattia e di queste 13.155 sono decedute, superati nel mondo i 45.000 decessi. Vediamo le ultime notizie. Wall Street chiude in rosso dopo le parole di Donald Trump e quindi l'aggravarsi comunque dei decessi e dei contagi negli Stati Uniti. Il Dow Jones perde il 4,44% a 20.943,51 punti. Lo Standard & Poor's cede il 4,41%, il Nasdaq il 4,41%. Dicevamo, le parole di Donald Trump hanno pesato, che durante l'aggiornamento quotidiano sulla gestione dell'emergenza ha previsto che le prossime 2 settimane saranno dure e molto molto dolorose per gli americani. Intanto Conte dice l'INPS garantisce che riuscirà a gestire domande con fasce orarie. Nei giorni scorsi ci siamo raccomandati verso l'INPS perché tutto fosse pronto, consapevoli che sarebbe arrivata un'ondata di richieste, lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo ad accordi e disaccordi sul 9, commentando il blocco del sito dell'Istituto che non è riuscito a gestire la quantità di domande pervenute per il bonus di 600 euro. E scrive: ho avuto rassicurazioni dal Presidente dell'INPS che si riuscirà a gestire attraverso fasce orarie. Ha aggiunto il Premier in un'altra intervista al Corriere della Sera. La direttrice generale dell'INPS, Gabriella Di Micheli, ha spiegato che dalle 8 alle 16 potranno presentare domande solo gli intermediari, come i consulenti e i patronati. Dopo le 16 le persone fisiche. Con questo scaglionamento continuiamo a migliorare la situazione. Di Michele ha anche detto che serviranno 15 giorni per mettere a disposizione il bonus di chi ha fatto richiesta. Tutti poi i dettagli saranno spiegati nelle prossime ore. Negli Stati Uniti muore un bambino di 6 settimane nel Connecticut. E la conferenza invece sul clima di Glasgow viene rimandata al 2021. L'Olanda propone un'altra formula, ma solo per la sanità. Quindi il primo ministro olandese Mark Rutte propone di creare un fondo per la malattia fino a 20 miliardi di euro per fornire aiuti di emergenza temporanei ad alcuni stati membri e è pronto a mettere sul piatto 1,2 miliardi, ma le risorse sarebbero destinate unicamente alle spese legate all'emergenza sanitaria.
come lo ha battezzato lo stesso Root, il malattia fond, in un intervento in Parlamento. Dovrebbe essere usato specificamente, esclusivamente in reazione appunto al contagio. Si legge in un non paper inviato dall'Olanda ad altre capitali dell'Unione Europea. Intanto viene varato il nuovo decreto legge con misure restrittive prorogate fino al 13 di aprile e Conte ribadisce non abbiamo autorizzato le passeggiate con i bambini. Quindi ha firmato il decreto Conte fino al 13 di aprile, 15 giorni, e praticamente vengono confermate le restrizioni già in atto, quindi non si può spostarsi, non si può aprire negozi, il commercio, attività essenziali e passeggiate. Se iniziassimo ad allentare la misura ora, dice, tutti gli sforzi sarebbero vani, quindi pagheremmo un prezzo altissimo. Invito tutti a continuare a rispettare le misure, ha commentato il Presidente del Consiglio durante la conferenza stampa con cui ha annunciato la firma del nuovo decreto. Il Premier ha anche precisato, non abbiamo affatto autorizzato l'ora di passeggiata con i bambini. Abbiamo solo detto che quando un genitore va a fare la spesa si può consentire anche l'accompagnamento di un bambino, ma non deve essere l'occasione di andare a spasso. Attenzione, Conte sta parlando del bambino a fare la spesa con la mamma. Invece, da quello che si evince dal decreto, c'è scritto che si può passeggiare col bambino intorno al palazzo, almeno che sia un genitore. Quindi capite la confusione. Intanto in Israele Netanyahu chiede a tutti i cittadini di indossare la mascherina in pubblico. Passiamo in Francia, sono oltre 4.000 i morti in pochissimi giorni, per l'esattezza 4.032. Quindi la Francia diventa così il quarto paese dopo Italia, Spagna e Stati Uniti a superare la soglia dei 4.000 decessi. Intanto con un accordo del CIN, la Tirrenia, ripartono i traghetti. Intanto Conte dice blocchi fino al 3 maggio, presto per dirlo. L'ipotesi di una proroga delle restrizioni in vigore fino al 3 maggio al momento è un'ipotesi non accreditata, lo ha detto il Premier Giuseppe Conte durante la registrazione dello speciale Accordi e disaccordi in onda, che è andato in onda ieri sera alle 21.25 sul 9. Poi Conte aggiunge dicendo in questo momento è presto, i nostri esperti aggiornano i dati ogni giorno, fino al 20 aprile ci saranno elaborazioni. Dire oggi primi di maggio o fine di aprile non ha senso, gli italiani devono sapere che il regime di restrizioni è necessario. Nel momento in cui vedremo la possibilità di allentare questa morsa saremo i primi a volerlo fare. Intanto i casi nel mondo si avvicinano ad 1 milione, almeno quelli che sono stati riscontrati, perché si parla di numeri 10-20 volte superiori o forse anche di più, calcolando tutto il mondo. Secondo i servizi segreti degli Stati Uniti, i dati della Cina sono falsi, ma questo lo poteva dire anche mia nonna, l'ho detto anch'io. I dati della Cina sono sempre stati falsi, sono almeno 20 volte superiori i dati reali, almeno se non di più. E quindi i servizi segreti degli Stati Uniti dicono che la Cina ha nascosto la reale portata nel paese, soprattutto i dati sui morti e sui contagi sono falsi. Sono le conclusioni dell'intelligence USA contenute in un rapporto classificato ricevuto dalla Casa Bianca la scorsa settimana. Come ha rivelato l'agenzia Bloomberg, Pechino finora ha dichiarato circa 82.000 casi positivi e 3.300 decessi da quando la malattia si è diffusa nella provincia di Hubei a fine 2019, numeri di gran lunga inferiori a quelli d'Italia, Spagna e Stati Uniti, ma è una balla. Intanto il governo è pronto a varare un decreto ad hoc per garantire liquidità alle imprese e liberare oltre 500 miliardi di euro per l'economia reale. Il provvedimento dovrebbe vedere la luce a breve, già in settimana, con una corsia preferenziale rispetto all'atteso decreto legge, che è quello che poi è già arrivato, che è di circa 30 miliardi, con l'extra deficit che dovrà essere autorizzato dal Parlamento.
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.